fare i conti con l'ambiente 2015 con Andrea Gambi, amministratore delegato di Romagna Acque, che oggi presenta il proprio bilancio di sostenibilità. Sì, abbiamo deciso di presentare in anteprima il bilancio di sostenibilità per diverse ragioni. La prima perché per noi questo è un documento che sta diventando il documento strategico dell'azienda, un documento nel quale si riescono a integrare tutte le politiche, da quella più strettamente economica alla gestione e all'efficienza, diciamo, degli impianti e alla pianificazione di questi, alla sicurezza e alla continuità del servizio idropotabile, alla qualità dell'acqua, ma anche alla sostenibilità ambientale, senza la quale evidentemente in particolare l'acqua che viene dalla diga di Ridracoli non potrebbe essere, diciamo così, mantenuta a questo livello di qualità. Come sapete, l'acqua di Ridracoli è all'interno di un parco a totale protezione, quindi questo ovviamente influisce positivamente sulla qualità dell'acqua, che così com'è già un'acqua oligominerale, quindi diciamo di altissima qualità, cosa che naturalmente ha valorizzato nel tempo il grande investimento e gli sforzi fatti dagli enti locali per dare alla Romagna un sistema idropotabile che non aveva come dotazione naturale. Ecco, parliamo invece di ricerca, perché un altro dei temi di oggi è proprio la ricerca. Voi investite in ricerca e questo è importante sottolinearlo. Assolutamente sì. Per poter garantire la sicurezza e anche la qualità dei prodotti, l'investimento nella ricerca è fondamentale, perché intanto siamo in un ambiente continuamente, dinamicamente in mutamento, quindi oggi abbiamo minacce ambientali continue, i cambiamenti climatici sono al centro delle nostre attenzioni, tant'è che svolgiamo anche da un paio d'anni assieme all'Università di Bologna un corso di alta formazione proprio sul tema dell'acqua, in particolare sui cambiamenti climatici, che stiamo studiando con un'apposita convenzione fatta col DICAM, il Dipartimento di Ingegneria Chimica e dell'Ambiente e dei Materiali dell'Università di Bologna, proprio per capire quali potranno essere gli effetti a medio e lungo termine sulla risorsa idropotabile, perché chiaramente per poter trovare delle soluzioni bisogna agire per tempo, proprio perché le risoluzioni richiedono tempo. Poi noi siamo molto attivi anche sulla qualità dell'acqua, perché anche su questo tema ci sono minacce, tra virgolette, ambientali di un certo rilievo, per esempio i nuovi inquinanti, i cosiddetti inquinanti emergenti che derivano dalle produzioni industriali, dall'utilizzo per esempio di pentole con teflon, oppure dallo scarico di molti farmaci che fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Queste sostanze le troviamo nell'acqua, nel ciclo dell'acqua. I nostri impianti devono essere in grado di intercettarle, perché molte di queste sostanze agiscono come interferenti endocrini, cioè modificano il metabolismo organico e quindi possono provocare evidentemente delle problematiche rilevanti. Su queste tematiche non ci sono normative specifiche, quindi la ricerca non serve per andare al più alto livello per fornire garanzie e sicurezza nella nostra azione. In particolare a Ravenna stiamo svolgendo con Scienze Ambientali una ricerca che ha, diciamo, un obiettivo biennale. Da un lato l'analisi delle caratteristiche geochimiche delle acque che trattiamo, ma dall'altra parte appunto come intervenire e come anche monitorare e valutare la presenza di interferenti endocrini, perché questo ovviamente ci sta portando, come in parte abbiamo già fatto, a modificare le tecnologie di potabilizzazione proprio per consentire l'eliminazione anche di queste sostanze. A Ravenna in particolare abbiamo anche alcune fragilità ambientali legate a, per esempio ai blumalgali durante le stagioni e calde, per cui gli approvvigionamenti, che sono tutti superficiali, Ravenna, hanno bisogno di grande attenzione, perché esistono anche delle specie algali tossiche, come le cianoficee, quindi le cianotossine sono poi dopo, non è opportuno ingerirle perché possono provocare evidentemente effetti gastroenterici non piacevoli. Quindi anche su questo siamo molto attenti e abbiamo nel tempo strutturato sia il laboratorio che gli impianti di apparecchiature che ci consentono di fare un monitoraggio efficace. Grazie ad Andrea Gambi, amministratore delegato di Romagna Acque. Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.